Calenda Maya, ni fuels the fire, ni chance thou jail, ni floors the glaya. Iaia, iaia, was vos donna veraia, en playa, en traia, el que los camors matraia. Ciao rivoluzionario, ecco, bentornato su Rivoluzione di Parole. Io sono stato in vacanza 2 settimane, me la sono goduta alla grande in montagna con i miei bimbi e sono tornato nella triste realtà di Bologna con 40 gradi e sono qui appunto a fare un video sulla storia della musica. Pensa te, scherzi a parte, questo video come tutti gli altri è appunto un video più dedicato ai principianti della storia della musica, cioè quelli che hanno sempre avuto l'interesse appunto per questi argomenti, ma magari hanno sempre avuto un po' quel complesso per cui insomma a volte questi argomenti sembrano cose molto specifiche da addetti ai lavori. Io credo che invece tutti dovrebbero conoscere almeno un pochino la storia della musica, perché in realtà è parte integrante della storia tout court. Quindi andiamo e cominciamo a parlare brevemente dei trovatori. L'argomento è vastissimo, soprattutto appunto quando ho avuto l'idea di questo video non credevo, perché avevo l'idea, non so, delle cose che avevo letto alle medie, sembrava una cosa molto facile, questi qua che andavano in giro per le corti, suonavano queste canzoni amorose, e allora mi ricordo che pensavo, ah ma sì, erano cose smielate, la donna angelicata, insomma. E in realtà appunto l'argomento è molto bello, molto complesso e soprattutto è veramente di fondamentale importanza per capire poi la storia della letteratura europea e della poesia. Infatti i trovatori sono i primi che introducono nella musica colta, nella letteratura colta, una lingua volgare. Fino ad allora la maggior parte delle composizioni colte, quindi fatte da eruditi, erano soprattutto composizioni ecclesiastiche, avevano la funzione di glorificare il Signore. Per questo motivo non era importante che questi brani venissero firmati, sono quasi tutti anonimi, infatti i canti gregoriani. Invece da questo punto in poi, quindi siamo a cavallo tra l'XI e il XII secolo, in Provenza, nel sud della Francia, dove appunto compaiono queste prime composizioni colte ma in lingua volgare. Questa è ovvio, è una grandissima rivoluzione, perché per la prima volta componimenti di eruditi possono, magari non subito ma col tempo, arrivare a tantissime persone, sono quantomeno scritti in una lingua comprensibile al popolo. Quindi è ovvio che questo abbia avuto un enorme riscontro. Lo stesso Dante nel De Vulgari Eloquentia cita e dice chiaramente che appunto l'origine della poetica europea sta proprio qui, in questi famosi trovatori. Ma chi sono questi trovatori, questi cantautori ante litteram? Diciamo bene a chiamarli cantautori, perché sono esattamente questo, sono persone che scrivono, compongono, scrivono i testi e compongono la musica. È ovvio che appunto per fare questo nell'epoca, nell'Europa dell'XI-XII secolo si dovesse essere ricchi e nobili. Tanto è vero che appunto il primissimo trovatore sembra essere stato il duca di Aquitania Guglielmo IX, grandissimo personaggio, grandissimo politico, grandissimo militare dell'epoca, che tra uno sterminio, un complotto e un'occupazione illegale di territori scriveva, trovava il tempo per scrivere queste raffinatissime liriche. Questi testi introducono veramente tantissime novità rivoluzionarie. Abbiamo già detto che sono alla base della nostra poesia europea. Daranno vita subito dopo alle famose chansons de geste, anche queste progenitrici del nostro romanzo, quindi le famose storie di Tristano e d'Isotta o il ciclo arturiano, quindi Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, prosperano e cominciano a diffondersi proprio in quest'epoca. Probabilmente le leggende originarie erano celtiche, sembra che siano celtiche, e si perdono comunque nei secoli precedenti, e fino ad allora erano state tramandate solo oralmente. Mi sembra che fu proprio Chrétien de Troyes,
qualcosa di questo genere, che fu un troviere, quindi non era proprio un trovatore, a rendere letterarie queste leggende, quindi cominciare una tradizione che tutt'oggi continua. Quindi abbiamo detto, accanto all'enorme novità che è quella appunto dell'utilizzo della lingua volgare, compaiono anche le tematiche profane, quindi finalmente la musica colta e gli eruditi cominciano a parlare di qualcosa che vada oltre alla solita trita e ritrita glorificazione di Dio e della Madonna. A proposito della Madonna, è interessante questo parallelismo, perché è come se da un certo punto della storia in poi la Madonna, santa e angelicata, si trasformasse nella dama medievale. Quindi c'è sempre questo aspetto, no, nelle canzoni dei trovatori, di una donna irraggiungibile, quasi perfetta, quasi diciamo angelicata, ma c'è l'aspetto però del desiderio carnale, erotico, sessuale dell'amante. Allora, chiaramente il modello non poteva troppo discostarsi, e quindi quasi tutte queste poesie si basano sostanzialmente sulla delusione amorosa, cioè sul fatto che il cavaliere, pur sapendo di non poter ottenere carnalmente l'amante, l'oggetto del desiderio, continua ad ammirarla ed amarla proprio per accrescere la sua virtù. Quindi è, come dire, una sfida di continenza che viene poi sublimata appunto nella scrittura di questi bellissimi versi. Il corpo delle composizioni dei trovatori arrivate fino ad oggi sono qualcosa di più di 2000. Quelle con notazione musicale sono circa un 10%, quindi abbiamo qualche centinaio, 250 circa composizioni con notazione musicale. Questo ci dà la possibilità di ricostruire quelle che erano le melodie di allora in modo abbastanza preciso, anche se, non essendoci delle notazioni riferite al tempo e al ritmo, ovviamente vengono interpretate oggi basandosi soprattutto sull'andamento metrico del testo, quindi sull'andamento sillabico. A livello musicale non sembrano introdurre enormi novità rispetto ai canti gregoriani, sono sempre composizioni monodiche, quindi con un'unica linea melodica, con la differenza però che molto spesso, quasi sempre, vengono accompagnate da uno strumento musicale. Allora quelli più in uso erano senz'altro il liuto, l'arpa, il salterio, la ghironda, quindi normalmente accompagnate con strumenti a corda. In ambito invece popolare, oppure relativamente alla danza, vengono usati appunto i flauti, tamburi e percussioni. Questa musica ha appunto la particolarità di nascere e crescere in un ambiente di corte, quindi lontano dagli ambienti ecclesiastici, un po' bigotti, diciamo, della Chiesa romana. E molto probabilmente fu proprio questo che diede molta linfa a questi poeti. Abbiamo detto, erano quasi tutti nobili, e anche se appunto ci sono casi in cui alcuni trovatori invece avessero origini più umili, e però fossero arrivati appunto a farsi apprezzare in queste ricche corti aquitane e provenzali. Appunto, per la prima volta si parla della donna, quindi abbiamo detto, passiamo dalla Madonna alla donna, cosa molto più accessibile, anche se spesso comunque ritenuta inarrivabile, perfetta, insomma quasi mitizzata questa donna. Ma però è anche interessante per il fatto che per la prima volta nella storia ci sono dei testi poetici letterari di grandi intellettuali che parlano delle qualità della donna. Chiaramente siamo molto lontani dalla parità dei sessi o dalla parità solo di considerazione, diciamo, tra uomo e donna. Ma è anche vero che sappiamo che appunto in queste corti anche le donne venivano molto spesso educate alla musica, molto spesso si intendevano di musica. E un esempio tra tutti che possiamo fare è la grande Eleonora di Aquitania, andata poi in sposa al re di Francia, che fu una grande mecenate dei trovatori. Addirittura si racconta che un giorno uno di questi trovatori, tra l'altro uno di questi di origini umili, accettato a corte per la sua capacità musicale, viene subito cacciato proprio per la sconcezza dei suoi versi, che molto probabilmente erano proprio indirizzati alla gran signora. Quindi è ovvio, sempre Eleonora di Aquitania, mi sembra che quando partì per la crociata col marito, anche questa è una cosa veramente straordinaria, anche se partirono con due contingenti diversi, una cosa un po' strana,
portò dietro proprio uno di questi trovatori, uno dei più famosi trovatori, che era Bertrand de Bertadon. Bertrand de Ventador, insomma, ecco, dopo vi metto il nome giusto sotto, e questo per dire che appunto venivano tenuti davvero in considerazione questi personaggi. Non si può comunque non citare alcuni di questi autori che sono circa 500 o 600. Vi lascerò appunto un link di un sito bellissimo che ho trovato, che è appunto dove trovate tutti o quasi tutti i trovatori con le relative liriche, quindi potete divertirvi, andare a aprire appunto queste liriche, cercare di capire qualcosa. Purtroppo non sono tradotte in italiano, però appunto dà un'idea appunto di come erano almeno la forma strofica, le argomentazioni e quant'altro. Quindi magari vi lascio questa cosa qui. Citiamo giusto quelli più famosi, quelli che ritroviamo sempre quando andiamo a cercare informazioni sui trovatori. Allora, abbiamo detto senz'altro Guglielmo IX di Aquitania, ha detto appunto il trovatore, sembra stato appunto il primissimo, identificato con il conte di Poitiers, sarebbe diciamo oggi. E poi mi viene in mente senz'altro Geoffrey Rodel, che è famoso più che altro per la nota biografica allegata a una raccolta delle sue canzoni, che racconta appunto questa storia fantastica, cioè di lui che si innamora della contessa di Tripoli semplicemente ascoltando dei racconti di alcuni pellegrini che l'avevano incontrata ad Antiochia. Insomma, pazzo d'amore, non resiste più, cosa fa? Si arma e parte per una crociata. Come spesso succedeva all'epoca, parte, si ammala, arriva praticamente moribondo, viene comunque condotto dalla contessa e muore praticamente tra le sue braccia, dopo avergli svelato il suo amore. Lei, così colpita da questo fatto, da questa devozione amorosa, che si converte subito al cristianesimo e si fa, prende i voti e si fa monaca. Ecco, storia poco credibile dal punto di vista storico, ma molto indicativa appunto per quello che era appunto questa poetica cavalleresca. Un altro senz'altro da citare, appunto Bertrand de Bertadorn, come abbiamo detto prima, è stato anche lui alla corte di Aquitania, è famoso, uno tra i più famosi, proprio perché il corpo delle sue canzoni sono arrivate abbastanza intatte, e molte di queste con la notazione musicale, e soprattutto per la raffinatezza dei suoi versi, sembra sia stato uno dei migliori a parlare appunto del tema amoroso. E citiamo anche Bertrand de Born, anche lui molto, molto famoso, molto citato in tutte le varie guide, nei vari video che ho visto, che scrisse la sua produzione incentrata molto sul sirventese, questo tipo di composizione che parlava appunto di temi satirici, politici ed etici o morali, proprio appunto per il suo ruolo politico. Fu un uomo molto attivo da questo punto di vista. E non possiamo non citare Rimbaud de Vacheras, quella buffa canzone che vi ho cantato, è una sua composizione, e parla appunto della festa del Calen di Maggio, è una festa popolare di primavera, che è una delle canzoni in assoluto più famose dei trovatori, più riprodotte, più cantate anche oggi. Ultimo, ma non ultimo, il grandissimo Arnaud Daniel. Citato più volte da Dante e da Petrarca, e addirittura ripreso e tradotto dal più grande poeta del Novecento, quindi da Ezra Pound, che lo considerava addirittura uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Questo è indicativo e molto interessante perché ci fa capire come quello che è uno stereotipo che abbiamo a volte, no, rispetto a questa produzione, sia basato appunto un po' sulla nostra idealizzazione, no? Si potrebbe parlare all'infinito delle varie forme, dei vari sottogeneri della canzone, ma a me interessava più che altro introdurre appunto a te che sei principiante, magari non hai mai approfondito queste cose, darti qualche spunto per approfondire. Se c'è qualcosa che ti è interessato particolarmente, o che non ti è chiaro, o che ho spiegato male, dimmelo nei commenti, così che io posso prendere spunto per magari fare un altro video più specifico su un determinato argomento, e soprattutto appunto possiamo creare una piccola community su questa cosa fantastica che è la storia della musica. E ricordati sempre di iscriverti, dammi un like, a te non costa nulla, a me aiuta molto.
E niente, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre su Rivoluzione di Parole.